Prima Radio. Do il benvenuto all'avvocato Aldo Rufino. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Ma guardi, noi di Prima Radio abbiamo deciso, io in primis, di affrontare la mattinata prima che finisca questo 2020 e casomai, se c'è necessità di continuare a farlo, questa vicenda che nel cuore dei siciliani, ma soprattutto di chi vive a Terrasini, della famiglia in primis, sarà un 2020 in cui è successo qualcosa assolutamente di drammatico. E poi conseguentemente molte stranezze. Io ho visto qualche giorno fa appunto il servizio magistralmente realizzato da Giulio Corria delle Iene, e parliamo del peschereccio Nuova Iside, che per chi ancora non avesse seguito questa vicenda è stato colpito il 13 di maggio, avvocato, del 2020, al largo di San Vito Lo Capo. Mi corregge se sbaglio? No, è corretto, esattamente nella notte fra il 12 e il 13 maggio. Il tragico evento, ormai dei dati in nostro possesso, potrebbe configurarsi con precisione addirittura alle 23:02 del 12 maggio, della sera del 12 maggio, per tutta una serie di analisi, di rilievi, di accertamenti che la Procura di Palermo e i nostri consulenti hanno posto in atto. È una vicenda che, come diceva lei benissimo poc'anzi, non solo, mi permetto di dire, nel cuore dei siciliani, nel cuore di tutti gli italiani e anche dall'estero. Sono numerosissimi i messaggi, da un lato di solidarietà, che pervengono alle famiglie dei poveri marittimi che sono rimaste vittime del tragico incidente, e dall'altro lato si alza a gran voce la richiesta di giustizia e verità per questo tragico affondamento, perché al momento, è bene specificare, c'è un'ipotesi al vaglio della procura che prevede la possibilità che a provocare il tragico affondamento sia stata la petroliera Vulcanello M, che nell'orario poc'anzi riferito incrociava la rotta del peschereccio Nuova Iside. Lei intanto ricordiamo che assiste la famiglia del giovane comandante Vito, che sì, tra l'altro ancora scosso, devo dire, dalle immagini che proprio il servizio delle Iene ha mandato in onda, immagini crude, immagini che stringono il cuore, e con la mamma che noi speriamo di recuperare e sentire, ma lo facciamo semplicemente noi come radio del territorio per chiedere giustizia. Io questa mattina, avendo l'avvocato in diretta e parlando di questa vicenda, se c'è qualcuno che vuole dire la sua e vuole controbattere o vuole comunque prendere parola, si faccia sentire attraverso i nostri contatti di Prima Radio. Prego, avvocato. Dico, in relazione alla vicenda del giovane comandante, dico, una vicenda triste già nel che si inserisce un'ulteriore tristezza nel tragico evento, perché il corpo è stato recuperato nel mese di giugno lungo una spiaggia in Calabria, a San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria. Da subito si era avanzata l'ipotesi che potesse trattarsi del giovane comandante, anche noi ci siamo messi naturalmente in moto in tal senso, ma soltanto a fine settembre, quindi molti mesi dopo, è stato richiesto l'esame di DNA per effettuare la comparazione ai familiari, e appena il 9 dicembre abbiamo avuto la certezza che si trattasse del comandante Vito Lo Iacono. Dico, questa è una vicenda che ci ha lasciato amareggiati, dico, anche perché c'è un ritardo che obiettivamente è difficilmente spiegabile, quindi un ulteriore dolore che è stato prolungato alla famiglia, e questo obiettivamente a nostro avviso poteva essere evitato. Dico, per correttezza devo dire che io assisto anche certo, la moglie e i figli, certo, di Giuseppe Lo Iacono, certo, e la moglie e la figlia di Matteo Lo Iacono, le altre due vittime di questa immane tragedia che, ricordiamo, si è verificata i primi giorni in cui i pescherecci potevano mettersi di nuovo in movimento dopo il duro lockdown, perché sono dei marittimi, dei marinai che dalla pesca deriva il sostentamento delle loro famiglie. Quindi è una tragedia proprio immane ed immensa quella che si è verificata. Mando un abbraccio ovviamente a queste famiglie menzionate dall'avvocato. Noi vi siamo vicini e siamo qua anche per chiedere da cittadini
quanti dubbi e soprattutto pensare come in quella notte tragica ci può anche stare che ci siano delle distrazioni su un ponte di comando di un'imbarcazione. Ma la cosa che fa rabbia, e lì bisogna intervenire, bisogna chiedere verità, è che non si sia intervenuti subito, perché queste tre persone potevano essere salvate nell'immediato. Perché quando ti accorgi di uno speronamento, perché le scatole nere qualcosa la dicono, adesso non entro nell'inchiesta, però sì, bisognava intervenire nell'immediato, i tre pescatori si sarebbero salvati. Uno dei dubbi che insomma l'inchiesta al vaglio degli inquirenti è come un'imbarcazione, la Vulcanella in questo caso, sia stata ridipinta o una sorta di manutenzione fatta in mare. Questa è un'altra cosa, dei dubbi che mi lasciano pensare, questa urgenza di dipingere in mare quando solitamente non si fa, perché si fa in un porto in massima sicurezza. Colpi di rullo da di chissà, non lo so, domani. Assolutamente sì. Ricordiamo fra l'altro che una delle ipotesi di reato contestata a tre componenti dell'equipaggio della Vulcanello è al vaglio naturalmente della procura, è quella dell'omissione di soccorso, naturalmente tutta da accertare, e in questo modo la procura sta portando avanti un alacre lavoro di ricerca delle prove necessarie a poter conformare quello che è il quadro indiziario dalla stessa posto in essere. Gli elementi, però, ci sono alcuni elementi certi ormai, chiari, netti, incontrovertibili, che vengono fuori proprio da quella famosa scatola nera a cui lei poc'anzi faceva riferimento. Un dato che ormai diventa certo è il fatto che nell'ora precisa del presunto impatto, che viene individuato dalla Procura di Palermo, perché sono degli atti ormai a nostra disposizione, si sente un rumore che può essere, viene configurato come quello dell'apertura di una porta esterna della plancia di comando. Subito dopo questa porta, dopo pochi secondi, viene richiusa e viene effettuato nel radar il cambiamento dell'immagine da modalità diurna a modalità notturna. Ricordiamoci, sono le 23:05. Il radar non era stato inserito in modalità notturna, non era stato fatto alcun tipo di verifica e di controllo nel radar da oltre due ore e mezza. Quindi, perché già sarebbe dovuto essere inserita la modalità notturna, perlomeno non dopo le 20. Avvocato, c'è un segnale che viene attivato dentro queste importanti navi, che a cospetto della nuova Iside, ma come la nuova Iside, questi pescherecci così piccoli sono navi enormi, però ci sono dei segnalatori che dovrebbero essere attivati per legge, lei adesso mi deve correggere, che quando succede uno scontro con una piccola imbarcazione, ma qualsiasi altra cosa, il segnale acustico fa veramente tutti i ponti e tutti i luoghi di una nave così grande comunque mettere in allarme. Lì è stata attivata, era attivo questo segnale acustico, non era attivo? Il segnale a cui lei si riferisce, sì, che è stato evidenziato anche nella trasmissione delle Iene, è il cosiddetto BMWAS. Sì, questo qua. Il BMWAS, anche questo, dico, da quello che emerge dalla scatola nera, era disattivato. Il BMWAS è un segnale che inizia ad emettere un segnale acustico ogni 3-10 minuti ed è posizionato accanto al radar e viene effettuato proprio al fine di evitare eventuali impatti con altre imbarcazioni o in ogni caso un calo di attenzione da parte di chi si trova in plancia, perché costringe chi è in plancia, in qualsiasi punto della plancia sia, a recarsi vicino al radar e disattivarlo. Può essere disattivato solo ed esclusivamente manualmente, è un pulsante che viene pigiato e ogni 3-10 minuti risuona e emette lo stesso suono acustico, che se non viene disattivato, prima suona solo in plancia, poi suona in plancia nella cabina del comandante e poi si mette a suonare in tutta la nave. Questo segnale, da quello che risulta nella scatola nera, risultava disattivato
la notte fra il 12 e il 13 maggio, e questa è una gravissima negligenza qualora dovesse essere accertato, perché è assolutamente obbligatorio durante la navigazione che il BNVAS resti funzionante ed attivo, perché svolge questa funzione proprio di attenzione per evitare qualsiasi forma di omissione. E invece sembrerebbe dalla scatola nera che quella notte risultava disattivato. Senta, avvocato, alla luce di tutti questi fatti che noi di questa analisi che stiamo facendo, lei cosa si aspetta? Io ancora una volta spero che l'armatore della Vulcanello si passi una mano sulla coscienza, senta chi deve sentire, l'equipaggio, e si possa veramente andare verso una risoluzione di questo caso. Lei cosa si aspetta, avvocato? Ma guardi, le dico con massima franchezza che noi, piuttosto che sperare nella coscienza di qualcuno, che è un elemento purtroppo opinabile, speriamo nella giustizia. Speriamo nella giustizia che possa fare il suo corso e che possa accertare quello che è realmente accaduto nella notte fra il 12 e il 13 maggio. Ricordiamo che ancora siamo nella fase delle indagini preliminari, la Procura di Palermo sta continuando nella ricerca di tutto a completare il quadro indiziario per poi fare le sue valutazioni finali. Bene, noi questo è quello che chiediamo, questo è quello che ci auguriamo, che possa essere fatta giustizia per la nuova Iside, giustizia per tutti i familiari dei poveri marittimi che sono rimasti vittime dell'affondamento della nuova Iside. Una cosa che noi abbiamo richiesto a gran voce, che purtroppo ancora ad oggi non è avvenuta, è quella relativa alla ricerca delle immagini dell'intero scafo della nuova Iside, perché anche qua è avvenuto un fatto particolare, singolare. Una nave della Marina Militare, che è stata quella impegnata fin dal primo momento nella ricerca della nuova Iside, che ha brillantemente condotto le operazioni di ricerca, dopo aver trovato la nuova Iside ha effettuato le immagini dello scafo solo esclusivamente nelle mura, cioè nel lato sinistro della nave, mentre non ha effettuato le immagini nel lato di dritta, il lato destro, che è quello dove presumibilmente, da tutti gli accertamenti posti in essere, sembrerebbe essere avvenuto l'impatto la petroliera, o comunque l'impatto che ha determinato l'affondamento. Questo, ecco, noi abbiamo chiesto più volte ad alta voce che vengano effettuate queste immagini anche nello scafo di dritta della nuova Iside. Che rimane in fondo al mare. Rimane in fondo al mare a 1400 metri di profondità. 1400 metri di profondità. Ci sono dei fondali particolarmente alti in quel tratto di mare. Questa è la richiesta che tutti i familiari, io come avvocato, abbiamo fatto a gran voce anche alla Procura di Palermo, di attivarsi per le immagini delle mura di dritta della nuova Iside, perché potrebbero fornire. Recuperarla è impossibile, avvocato. Recuperarla è impossibile. Recuperarla non è impossibile, recuperarla però ha dei costi elevati, e comprendiamo che la Procura di Palermo possa avere delle perplessità, delle difficoltà, ma quantomeno quello che chiediamo e quello a cui assolutamente non siamo disposti a derogare è le immagini video della fiancata di dritta della nuova Iside. Su questo, dico, continueremo la nostra battaglia di chiarezza e verità. E noi questa mattina, caro avvocato Ruffino, abbiamo voluto e continueremo a chiederla giustizia per la nuova Iside, per Matteo, per Vito e per Giuseppe. Per questo la ringraziamo di questo intervento, avvocato. Io ringrazio voi per l'attenzione che ponete, perché grazie anche alla vostra attenzione la battaglia per la nuova Iside, per ottenere giustizia alla nuova Iside, va avanti. Vi terremo informati. Grazie. E un grazie a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Prima Radio!